Avremo modo di poter assistere a una cerimonia molto particolare, in uso nei tempi lontani e comunemente eseguita in tutte le lande d'Europa. Qui avevamo la culla della civiltà. Gli stessi papi presero dimora in queste zone. E qui abbiamo modo di vedere un corteo bianco, il candidato, il futuro cavaliere, il capitano del popolo con la consorte donna Romualda, i nobili della parte imperiale, il conte di Tignosi con la sua consorte, donna Brunetta, e infine il popolo. È un giovane pulzello, lui fino a pochi anni fa, anzi vorremmo dire fino a pochi giorni fa, giocava con gli altri suoi coetanei. Ora però ha dovuto lasciare quelle che sono le sue attività giornaliere, il giocare, il doversi trastullare e quindi crescere come gli altri nella serenità che ogni famiglia, una volta che abbiano avuto il desinare, possa loro assicurargli il futuro. Lui invece è stato prescelto per un compito ben più alto. Lui potrà diventare cavaliere, per cui una volta che sarà stato insignito attraverso un rituale, lui vestirà la tunica da cavaliere. Sei quindi pronto? Sì, sono pronto. Quindi, mio signore, chiedo a te umilmente in nome del popolo di Viterbo se sei disposto a procedere alla cerimonia di investitura del cavaliere. Onore e gloria a voi, cittadini della Viterbo tutta. Io, imperatore Federico II, oggi sono qui per nominare questo giovane e renderlo cavaliere. Sono sicuro che darà lustro, onore e gloria alla nostra splendida cittadina. Quindi possiamo cominciare, ma prima vi chiedo di aprire i vostri cuori e far entrare dentro di voi il Signore e di pregare i nostri santi protettori della nostra città che ogni giorno ci aiutano, ci proteggono in tutte le nostre azioni. Quindi, podestà, diamo inizio alla cerimonia. Il podestà che qui rappresenta il potere cittadino, investito anche lui dalla massima autorità imperiale, sarà pronto a poter eseguire la cerimonia. Ma vicino a lui un cavaliere che già ha potuto difendere con le armi e si è distinto sui campi di battaglia, farà da lui il padrino e gli consegnerà al termine della cerimonia la spada che andrà a cingere alla sua vita. Mi sia portata la fascia amaranto del colore del sangue di Cristo nostro Signore, mi sia cinta in vita. E qui una dama opera quanto detto. Il colore ricorda il versamento del sangue di Cristo sulla croce, sangue che lo stesso cavaliere sarà pronto a emulare per un fine giusto. E adesso che sia portata alla terra, gli sia sparsa intorno a fargli rimembrare da dove viene e dove un giorno ritornerà. Ed ecco che una popolana con in mano una terrina che contiene della terra glielo va a spargere attorno. Polvere eri e polvere tornerai, questo è quanto è scritto nelle sacre scritture ed è questo che al giovane pretendente gli va a ricordare. Adesso che si porti il pane e il vino a ricordare il corpo e il sangue di nostro Signore, che se ne serva. E questa comunicazione, quella che in ogni sacro giorno dedicato al nostro Signore celebriamo con l'Eucaristia, viene lo stesso ad essere emulato in questi momenti, per cui lui si dovrà accontentare soltanto
delle sostanze più semplici, dell'acqua, del vino, e già questo rappresenta un elemento di ricchezza, e del pane. Non cercherà le libagioni, non cercherà di poter godere nel corpo, perché sa che il corpo, una volta che risulta essere sfamato, non ha bisogno di altro. Tutto quello che sarà dato in più vorrebbe portargli sofferenza e patimento. Che si porti la veste di nuova fattezza, come nuova la vita che sta per iniziare. E questa tunica, mai indossata, cucita per l'occasione, rappresenta il nuovo abbellimento, l'ornamento. Lui la vorrà anche poter arricchire con un'insegna, con qualcosa che possa distinguere la sua casata, o meglio, l'onore a cui lui va a difendere. Ed ora che si abbellisca la veste con il mantello. È un mantello col cappuccio. È un mantello che dovrà servire per poterlo coprire dai rigori dell'inverno, dai caldi attimi dell'estate. Ricordando quello che nella storia si tramanda come il miracolo dell'estate di San Martino, quel soldato romano che divenne poi santo, che trovando tra i freddi rigori dell'inverno nel mese di novembre un povero, tagliò il suo mantello e con la restante parte avvolse quel povero infreddolito. Ed ora la storia leggendaria vuole che in quel periodo l'inverno lasci posto a un periodo primaverile chiamata l'estate di San Martino. Si porti lo strumento perché qui è stato addestrato, che il padrino porti la spada e sia consegnata nelle mani del comestabile. Comestabile, cingete i giovani della nuova spada. È una spada forgiata nuova, una spada che ancora non ha avuto modo di essere utilizzata e che forse mai dovrà poter arrivare a bere il sangue di un avversario, se non sia più che necessario. Quindi la spada non è un segno di offesa, ma soltanto di difesa di coloro che vorrebbero essere delle vittime. Inginocchiatevi. Siete pronto al giuramento dei doveri di cavaliere? Sono pronto. Allora ripetete con me. Un cavaliere votato al valore. Un cavaliere votato al valore. Il suo cuore conosce solo la virtù. Il suo cuore conosce solo la virtù. La sua spada difende gli inermi. La sua spada difende gli inermi. Il suo potere sostiene i deboli. Il suo potere sostiene i deboli. Le sue parole dicono solo la verità. Le sue parole dicono solo la verità. La sua ira abbatte i malvagi. La sua ira abbatte i malvagi. Avete ben compreso lo scopo del nostro ordine e cosa viene richiesto ai suoi cavalieri? Sì. Dunque giurate fedeltà a quanto avete ascoltato e ripetuto con vostre parole e rendete omaggio alla corona del nostro regno? Io, qui dinanzi, giuro fedeltà e rendo omaggio alla corona del nostro regno. Giuro di essere un buono e giusto cavaliere, obbediente al mio Signore, riverente e generoso scudo dei deboli, primo in battaglia e campione in ogni momento, del giusto e del buono. Così giuro io. E ora il momento solenne. Giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del vostro linguaggio e dei vostri impegni, nel nome di San Giorgio, di San Michele, di San Lorenzo e in nome di Dio, io vi nomino cavaliere! Siate un buon cavaliere e rendete onore alla città che vi ha dato i natali. I colori che vi adornano sono il giallo dei campi di grano maturo e l'azzurro del cielo che ci sovrasta. Dovrete difendere da ogni sorta di male i poveri e gli indifesi. Impedirete le ruberie dei ladri e malfattori, le vessazioni dei prepotenti, caccerete l'invasore che vuole impadronirsi della magione,
difenderete a tutti i costi l'onore e la verginità delle fanciulle, assicurerete il pane a chi nella povertà soffre per la mancanza del cibo e infine, se perderete la vita mentre si compiono tali imprese, la schiera dei santi vi accoglierà nel regno dei cieli accanto al nostro amato Signore Gesù Cristo, in lode in peritura e memoria sull'altare della gloria. Se invece perderete l'onore in onta a quanto promesso, l'infamia vi accompagnerà per sempre, fino alla fine dei vostri giorni, e tutti, nobiluomini e miseri popolani, avranno il dovere di allontanare da loro chi ha osato mancare alla promessa fatta. E ora la parola al podestà. Esultate, popolo di Viterbo, oggi abbiamo un nuovo cavaliere. Lui si impegnerà a difendere l'onore di noi tutti cittadini. E se non dovesse compiere il suo dovere, saremo pronti a screditarlo e a cacciarlo come di dovere. Ed ora che si porti il fazzoletto giallo e blu, i colori della nostra città, il giallo come il grano e l'azzurro come il cielo, a ricordare la promessa e il giuramento appena fatto. E allora che siano aperte le danze. Hai giurato al tuo re ed altri cavalieri han giurato con te, per l'onore e per la gloria, che sia morte o sia vittoria. E la vedi la morte negli occhi dei tuoi avversari. Al tramonto, quando tutto finisce, ti fermi a guardare lo scempio compiuto. Dov'è la mia gloria, gridi nel vento? La tua risposta è solo un lamento. Ti volti a guardare, vedi in basso un braccio tremare. Un ferito lo soccorre, e non ti importa di che colore sia il suo scudo, o chi sia il tuo re, quell'uomo ora ha bisogno di te. La dama nera è lì, in quel momento ti sorride. Questa volta non ti ha preso, ma presto tu sai che lei tornerà. Faresti i capelli di quell'uomo morente,
gli stringi la mano e lo conforti. Ecco la gloria, cavaliere, la pietà. Prima che sia troppo tardi, prima che scenda la notte, prima che arrivi la morte. L'angelo bianco, Erika. Donna Romualda, Loredana. Conte Tignosi, Mario. Messer Podestà, un arbigero, Massimo. L'imperatore, Stefano. Tutta la piazza, tutta la piazza. La Guardia Imperiale, Armando. L'armigero, Davide. Il novello cavaliere, Francesco. L'ortolana, Maria. La popolana, Chiara. La moglie di Bastiano, Yolanda. La popolana, Laura. Il pellegrino, Giovanni. L'armigero, Giovanni. E infine la piccola Alessandra.